Welcome back to Palio Live, the 2019 August edition, and we are here today in front of the Duomo with Professor Marie-Ange Causarano, who has done magnificent work on exploring the development of this area of the Duomo, the Baptistry, and where the Museo dell'Opera del Duomo is, and of course, Santa Maria della Scala. Buongiorno professoressa, come siamo lieti di averti con noi per parlare dello sviluppo di questa zona molto importante della città di Siena. Sì, in effetti qui ci troviamo nel colle cosiddetto del Duomo, che prende il nome appunto dalla cattedrale Santa Maria Assunta, che è una delle zone di più antiche di Siena, insieme al colle di Castelvecchio. I due colli formavano il centro della vita cittadina dell'antica Siena, che soprattutto in epoca romana, come dire, si sviluppa su entrambe le colline, perché prima in epoca ellenistica era soprattutto concentrata la vita sul colle di Castelvecchio, ma man mano che si procede nei secoli e arriviamo all'epoca di Siena Iulia abbiamo sempre più tracce archeologiche sia sotto la cattedrale di Siena che sotto il Santa Maria della Scala di vita strutturata, di un circuito murario, di un insediamento ben organizzato anche sul colle del Duomo. Con Siena Iulia e quindi con l'epoca romana il colle del Duomo entra a far parte della di Siena e quindi diventa un tutt'uno col colle di Castelvecchio, probabilmente circondato da un circuito murario di cui restano alcune testimonianze lungo via dei Fusari, dietro quello che è oggi l'oratorio di San Giovannino, il cosiddetto oratorio di San Giovannino. L'Università di Siena, il Dipartimento di Archeologia, nei primi anni 2000 trovò un pozzetto votivo scavato nel tufo che faceva parte di un sistema idrico, poi ellenistico, poi abbandonato, utilizzato come pozzetto. Però a questo punto diventa un pozzetto votivo, quindi vengono sacrificati al suo interno dei cani, abbiamo trovato studiando le tracce di macellazione, e era coperto probabilmente da un'edicola in legno. Questo pozzetto, di solito nell'antica Roma, questi pozzetti votivi con i cani all'interno erano situati vicino alle porte urbiche della città oppure comunque nei pressi del circuito murario a difesa e a protezione della città e degli ingressi della città. È stata una delle scoperte più importanti fatte durante gli scavi condotti dal 2000 al 2003-2004 nella cripta, cosiddetta cripta del Duomo, e nei locali dietro San Giovannino. Sappiamo che c'erano dei fondi romani qui, sappiamo che poi eventualmente anche la zona è diventata cristiana con l'evangelizzazione, diciamo, della zona con Sant'Anzano nel IV secolo. Quando abbiamo le prime tracce di una cattedrale, di un battistero, di una chiesa qui in questa zona? Allora, diciamo, noi sappiamo che grazie agli scavi che abbiamo condotto e alla documentazione storica, i primi vescovi sono attestati nel IV secolo, ma il potere vescovile a Siena è ancora piuttosto debole, tant'è che fino al VII-VIII secolo non abbiamo notizia di, come dire, una presenza vescovile continua. Avremo notizia di una presenza vescovile continua dall'età longobarda, per semplificare, in poi. Ma il primo vescovo sono attestati nel IV. In quest'epoca noi a livello archeologico abbiamo rinvenuto tutta una serie di sepolture scavate semplicemente nel terreno, prive di corredo, che sono state rinvenute durante gli scavi in quello che noi archeologi chiamiamo lo scannafosso, cioè un'area di rispetto scavata dietro la parete della crocifissione nella cripta affrescata. Perché fu scavata quell'area per dare, come dire, agio e respiro alla parete con gli affreschi, perché una volta svuotato il vano gli esperti si resero conto che c'era un po' di risalita di umidità che poteva danneggiare gli affreschi. Allora andammo a perlustrare la parte retrostante le pareti e nell'occasione scavamo quell'area. E quello fu il momento in cui fu scoperta l'abside del Duomo più antico, attualmente la traccia più antica della cattedrale di Siena, e queste sepolture che vanno dall'età tardoantica, quindi dal IV-V secolo, fino all'alto medioevo, che circondavano una struttura in fondazione molto grande di epoca tardo-imperiale, tardo-antica, su cui, conservata solo in fondazione, su cui poi fu impostata l'abside della cattedrale di X secolo. Poi abbiamo anche questo edificio enorme che si chiama Santa Maria della Scala. E poi abbiamo anche questa via Francigena. Avevo sentito che Siena e la figlia
della strada. Cosa vuol dire e come entra in questo posto? Allora, Siena, figlia della strada, è la felice definizione di uno storico, Ernesto Sestan, che in effetti è ancora valida a mio avviso, perché la Francigena come via di comunicazione, grande via di comunicazione medievale, si sviluppa almeno con certezza dal X secolo. Diciamo, con l'abbandono dell'Impero Romano molta parte della viabilità antica va persa, non viene più mantenuta, e la Francigena è la prima grande nuova viabilità che attraversa l'Italia e permette di arrivare a Roma fondamentalmente, dal centro dell'Europa. Siena deve in parte il suo sviluppo anche alla Francigena, perché dal X secolo il nucleo urbano cittadino di Siena è attraversato dalla via Francigena, come ancora oggi succede, che l'attraversa da nord a sud, e sul colle del Duomo l'ospedale Santa Maria della Scala si svilupperà e nascerà probabilmente, come recenti studi storici condotti da Beatrice Sordini del Dipartimento di Archeologia, dell'allora Dipartimento di Archeologia e Archeologia di Siena, ha mostrato, il primo xenodocchio, cioè la prima aula di, dove venivano alloggiati e curati e nutriti i pellegrini, i viandanti, tutti quelli che usufruivano della Francigena, corrisponde a questa parete in pietra dell'ospedale che nel corso del tempo fu poi utilizzata come cappella. Infatti l'ospedale ha avuto una lunga storia, perché alla metà del 1200 finalmente lo xenodocchio di Sancte Marie di fronte alla scala del Duomo, da questo il suo nome e il simbolo della scala, ottiene l'indipendenza tra virgolette dalla canonica su cui prima era soggetto. Ottenendo l'indipendenza comincia il suo periodo di ricchezza, comincia ad ampliarsi, e quello che era il primo xenodocchio, la prima aula, viene utilizzata come cappella, perché a questo punto ha bisogno di una sua cappella, e si amplia al lato, viene costruito il portico, con quello che vediamo oggi, poi si amplia sul retro, ma sul retro, qui siamo sul bordo della collina, quindi sul retro la collina scende, quindi lui cosa succede? Nella seconda metà del 200 e poi per tutto il 300 continuerà ad acquistare terreni, case, lotti che facevano parte di tutto il borgo di Valle Piatta di sopra, che si estendeva lungo le pendici del colle di Sant'Anzano. Lui le acquisterà e ci costruirà sopra. So how exactly did this piazza transform? And it's difficult sometimes to imagine what may have been, but Marie-Ange Causarano wrote this magnificent book, and with collaboration from people from the University of Siena, the History Department, the Archaeology Department soprattutto, we have some images that allow us to imagine just exactly what this piazza may have looked like. But let's hear what she has to say about that. Questa piazza si è trasformata tantissimo nel corso dei secoli. Ci puoi spiegare come? La cattedrale di Siena è sempre stata orientata come la vediamo oggi, cioè con l'abside verso nord-est e la facciata rivolta verso il Santa Maria della Scala. La cattedrale attuale è frutto delle trasformazioni, delle grandi trasformazioni due e trecentesche, e la facciata che vediamo oggi, la notissima facciata che vediamo oggi, è frutto dell'opera di Giovanni Pisano, ma l'originale facciata della chiesa era un po' più indietro. La chiesa attuale è più lunga di una campata rispetto a quella originaria, cioè fino agli anni 90 del 1200. In quel periodo la piazza era situata tra la cattedrale e il Santa Maria della Scala, quindi era stretta e lunga, un rettangolo stretto e lungo, alla cui fine, allo sbocco di quella che oggi vede il Capitano e che in origine è via Sante Marie, si trovava il battistero. Che oggi non c'è più, attestato, battistero che è attestato dalle fonti già nel 1000, alla fine del 1000. Qui, dove siamo noi oggi, non c'era questo spazio libero, ma in realtà c'era addossata al fianco della cattedrale una cappella, la chiesa di San Giacomo, e in questo spazio il palazzo arcivescovile. Dietro e tutto intorno c'era un abitato, c'era la città. Il nucleo è insediato sul colle del Santa Maria, dove si arrivava in questa parte di città grazie alla via, qui le fonti la chiamano la via che porta all'Episcopato, e un'altra strada che si chiamava via Episcopato e che connotavano ovviamente l'area dell'Episcopato, perché qui c'era il palazzo. And now we're in a space that is quite special to the Sienese, but it's fundamental to understanding the history of the construction of the Duomo and what could have been.
dove ci troviamo ora? Qui ci troviamo negli spazi del cosiddetto Duomo Nuovo, cioè un meraviglioso e impegnativo e ambizioso progetto di costruzione di una nuova cattedrale che partì e ebbe inizio nel 1339-1340 circa. Siena, in pieno sviluppo economico, voleva gareggiare e rivaleggiare con le altre grandi città toscane, ma non solo, e quindi avere una cattedrale degna della sua importanza. Per cui già negli anni precedenti aveva cominciato ad acquistare tutta una serie di abitazioni, appunto, di cui parlavamo prima, il quartiere si estendeva in quest'area parte della collina, le aveva demolite, aveva liberato il terreno per costruire il Duomo Nuovo. Di fatto qui ci troviamo in quello che era il corpo della basilica, con le sue tre campate, e la vecchia, tra virgolette, cattedrale sarebbe dovuta diventare il transetto di questa nuova immensa cattedrale. Cosa successe? I lavori procedettero molto velocemente, fu un cantiere organizzato benissimo, molto ricco e molto veloce, ma probabilmente prima la grande peste del 1348, poi problemi strutturali negli anni, nel 1355-56, fecero sì che tutto quello, le volte e parte di quello era già stato costruito, fu demolito nel 56, nei mesi intorno, gli ultimi mesi del 56 probabilmente, nel 1356, e abbiamo traccia ancora dei grossi danni nelle colonne. Se voi vedete le colonne della navata laterale in alto, sono tutte piegate, è la torsione dovuta a, come dire, la massima torsione raggiunta prima che crollassero. La parte centrale, il colonnato centrale, non si conserva più, è stato rasato, così come le volte più vicine alla facciata, che sappiamo essere già state costruite ma che furono demolite. Dopodiché ci resta questa bellissima struttura, e così resta fino al 600, quando negli anni 60 del 600 Alessandro VII Chigi decide di liberare questo spazio, quindi di demolire l'ormai vecchio e fatiscente palazzo Vescovile, costruito dall'altro lato della piazza, e quindi la conformazione di quest'area prende piede proprio in quegli anni. We have now caught our breath, and you can see we are in a rather magnificent location. We are on top of the Facettone, and you can see the Duomo as it is now. Allora, adesso vediamo il Duomo così com'è, però c'è anche un ampliamento dall'altra parte. Sì, il 300 fu un secolo, la prima metà del 300 furono decenni ricchi di cantieri, un cantiere seguì un altro cantiere. Giovanni Pisano stava quasi terminando la facciata alla fine del 200, quando lasciò velocemente Siena. Il cantiere proseguì con Camaino di Crescentino, che la completò, e nel completarla sopraelevò anche tutta la navata centrale, aprendo quelle meravigliose trifore che oggi vediamo, quindi cambiando già l'aspetto della parte anteriore della basilica. Di seguito, a partire dal 1317, gli sforzi dell'opera del Duomo si concentrarono sulla parte posteriore, sulla parte absidale. Perché? Perché già dalla fine del 200 il battistero, che era nella piazza sottostante, era pericolante, dovette essere demolito all'inizio del 300, e quindi si doveva trovare una nuova location, un nuovo posto per costruire il nuovo battistero. Nell'occasione si decise di ampliare la parte absidale del coro, che prima era quadrato, quindi due campate, di raddoppiarlo, di farlo diventare di quattro campate di lunghezza, come lo vediamo oggi. Questo significava che, siccome c'era una collina che scendeva sulla parte retrostante del Duomo, bisognava creare un immenso cantiere, scavare la collina e rizzare da sotto in su delle immense muraglie che avrebbero costituito nella parte inferiore il battistero, il nuovo battistero, nella parte superiore il nuovo coro. Quindi la cattedrale, come la vediamo oggi con il suo nuovo coro, fu completata solo alla fine degli anni 60 del 300. Archaeologists, among them our guest Marie-Ange Causarano, together with Santa Maria della Scala and the city of Siena, collaborated to reconstruct the spaces that are now Piazza Duomo and Piazza San Giovanni, and to imagine their evolution over the centuries. In this first image from the end of the 12th century, the original church is already under construction. Siena's first cathedral was consecrated in 1179. The Zenodolcium, or hospital to accommodate pilgrims, is to the top right of the main complex. Across the square, we notice the initial construction of a separate pilgrims' hall. This is the nucleus of the Hospital of Santa Maria della Scala. To the left, a freestanding baptistry, and below that, the Church of St. James.
The next drawing shows the area at the end of the 13th century. Construction of Santa Maria della Scala has progressed tremendously, as has work on the cathedral itself. We can see the elongation of the nave with scaffolding on the western facade facing the hospital, and at the eastern end, a Romanesque facade is now complete, so that we have a cathedral with two distinct entrances. Narrow roads connect the two, and the Church of St. James has been eliminated. This reconstruction of the area in the mid-14th century reveals the enormity of the hospital complex, truly a city within a city at this point. The cathedral's western facade has been completed, and on the southern side we see the Bishop's Palace and Loggia. The Romanesque facade of the eastern entrance has been partially destroyed to allow for the construction of the baptistry, begun in 1316. The glorious 13th century frescoes were also chopped into, but thanks to the work of archaeologists from 1999 to 2003, the space that is referred to now as the crypt was revealed and the frescoes were brought to light. Eventually, the apse and choir of the cathedral will cover this space, and that rose window we notice above will eventually be moved as well. The building to the left of the baptistry housed the Opera del Duomo, or the Cathedral Works HQ. Finally, to the left, we can imagine the construction site of the Duomo Nuovo, or New Cathedral, begun in 1339 but abandoned mere decades later, due in part to the 1348 plague, but also to unsound foundations and a general lack of money. What would have been the largest church in all of Christendom was never to be, and the vaulting from the left and central nave was soon destroyed. The baptistry, however, was completed, and the extension of the cathedral choir was finished by the end of the 14th century. The bishop's palace was later removed and built on the northern side of the piazza in the 17th century.